Cari Best Walkers, ben ritrovati, ce l'ho fatta finalmente, un po' che lo promettevo, stavolta l'ho fatto, un bel video sul nostro amatissimo Steve Harris. Benissimo, di cosa parliamo? Parliamo di lui ovviamente, parliamo della sua tecnica, parliamo della sua vita, ma in particolare del suo modo di suonare il basso. Voglio cercare oggi di entrare un po' nel vivo di quello che fa e come lo fa, proprio per cercare di capire qual è il suo stile e vedere se possiamo trarne qualcosa di utile. Come sempre però mi piace, lo sapete benissimo ormai, fare dei video che siano anche storici. Quindi prima di addentrarci veramente nel modo, nello stile del playing di Steve Harris, voglio parlarvi un po' di lui come persona. Ed ecco quindi una brevissima parentesi storica per far capire chi è Steve Harris e da dove arriva. Allora, Steve Harris nasce a Londra il 12 marzo del 1956. Non so se lo sapete, ma la sua prima vera passione è sempre stata il calcio. Pensate, è arrivato quasi a fare un provino, anzi a fare veramente un provino per la sua squadra del cuore, il West Ham United. Potrebbe entrare nella squadra, il provino lo passa, ma la sua vera passione è la musica e quindi abbandona il sogno da calciatore professionista. Prova quindi a iniziare una carriera da batterista, ma si trova subito di fronte al problema delle dimensioni della casa in cui vive. Ed è così che passa, per nostra fortuna direi, a 17 anni al basso. E il primo strumento che acquista, pensate un po', è già un Precision, o meglio un simil Precision, dato il costo di circa 40 sterline. Nel frattempo si diploma in architettura e trova un primo impiego proprio come disegnatore, ma un lavoro che evidentemente non lo soddisfa, se pensate che da lì a breve finirà a fare il netturbino. Ed è il lavoro che porterà avanti addirittura fino a quando comincerà la carriera con gli Iron. Prima però di arrivare alla nostra band, sappiamo di lui che milita in alcuni altri gruppi, di cui la più celebre sono gli Smiler, una band, pensate, che rifiuta di suonare i suoi brani, i brani scritti da Steve Harris, perché li ritiene troppo complicati, troppo tecnici. E fu così che nel giorno di Natale del 1975 fonda ufficialmente gli Iron Maiden. Il nome lo prende dal film L'uomo dalla maschera di ferro del 33, dove appunto compare lo strumento di tortura famosissimo e omonimo. Quindi, arrivato agli Iron, la prima proposta da parte di un'etichetta viene però rispedita al mittente, l'etichetta punk, e gli chiede alla band, appunto, agli elementi della band, di tagliarsi i capelli. La risposta proprio di Steve è: ci vogliono 2 minuti a tagliarli e più di 2 anni a farli ricrescere, e quindi non accettano la proposta. Arriverà a breve però il primo contratto e la band farà quello che tutti sappiamo. Allora, di Steve Harris dobbiamo dire anche che è lui che ha disegnato anche, pensate, il logo della band. Non è solo grafico, con gli anni si occupa anche dei video della band, si è occupato personalmente del montaggio, della produzione e dal direttore di alcuni videoclip loro. Oltre a bassista, compositore, oltre a fare i video, eccetera, nella band suona anche i synth e le tastiere, e spesso è lui stesso che si occupa dei mix degli album, pensate, nel suo studio di casa. Un'altra sua grande passione, dobbiamo dirlo, è la fotografia. In Gran Bretagna attualmente, o meglio da qualche anno ormai, è in corso una petizione per concedergli il titolo di Sir, facendolo diventare così membro dell'ordine dell'impero britannico. È un titolo che in realtà è stato già concesso ad altri musicisti, tra cui sicuramente i più famosi sono i Beatles, Elton John, David Bowie, Brian May, Eric Clapton, Mick Jagger e anche Bono Vox. We'll be right back.
sicuramente se stai guardando questo video, quello che ti interessa di più è capirne di più, diciamo, della tecnica bassistica di Steve Harris. Allora, partiamo subito dal primo grosso dubbio, dal primo grosso errore. Tutti pensano che Steve Harris, per ottenere la sua famosa cavalcata, la ritmica degli Iron, che ha fatto appunto un po' la storia della loro discografia, usi tre dita, quindi che usi anche l'anulare. In realtà questa cosa è stata smentita da lui stesso in un'intervista rilasciata qualche anno fa a una famosa rivista specializzata, in cui afferma appunto di aver usato sempre solo due dita. Ma attenzione, vediamo un po' in quale modo. Allora, Steve Harris usa la mano in questo modo, non si appoggia assolutamente al pick up come molti di noi fanno, come di solito ci insegna la tecnica tradizionale. Lui generalmente usa come punto d'appoggio per la mano il palmo e leggermente anche il polso, quindi utilizza una cosa di questo tipo. Questo gli permette di muoversi, vedi, in questo modo lungo le corde. Ma la peculiarità del suo modo di suonare è il fatto che paradossalmente suona in modo molto 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 leggero. Lui sfiora quasi le corde, suona pianissimo, ha delle corde enormi, sappiamo che usa le 0,50 come scalatura, le tiene a raso terra, veramente un'action bassissima, le corde sono lisce, la action è bassissima, e lui in questo modo riesce a ottenere velocità, perché appunto stando molto leggero. Ti invito a provare, prova a suonare una cavalcata e pestare come tutti immaginiamo che lui faccia, poi suonarla in modo molto leggero. Ti renderai conto che in questo secondo modo riuscirai molto meglio ad aumentare la velocità. Questo è il suo segreto, chiamiamolo così, il suo trucco, ecco, questa è la sua tecnica. Quindi la mano che si muove in questo modo, vedi? Prova a guardare nei video. Tra l'altro, il dubbio del fatto che potesse usare il terzo dito nasce proprio da come lui muove la mano, perché lui, per bilanciare la mano, probabilmente tende a usare l'anulare, sì, ma non per suonare, ma proprio per allontanarsi leggermente dalle corde e riuscire ad avere, diciamo, più velocità in questo modo. Vedi, queste dita sono sempre distanziate. Lui, facendo questa cosa, dà l'impressione di usarlo questo dito, anzi in realtà dà l'impressione di usare anche il mignolo, invece sono proprio le due dita che non usa, ma gli servono comunque proprio per utilizzare questa tecnica. E nel fare questo, oltretutto, riesce anche a dare una sorta di movimento quasi circolare delle due dita, è velocissimo proprio per questo motivo, perché lui muove tantissimo le dita, ma appunto sempre in questa direzione e con palmo e polso che rimangono appiccicate. Quali sono gli altri elementi che creano il suo suono? Ovviamente lui ha sempre utilizzato, come dicevamo anche nella parte storica, il precision fin dalle origini e non l'ha mai cambiato, o meglio non ha mai cambiato tipo di basso, è comunque sempre rimasto fedelissimo al precision, di cui appunto action bassa e corde lisce sono le caratteristiche dominanti. Corde che tra l'altro lui cambia ad ogni concerto. Se anche tu vorresti fare una cosa del genere, ma ti rendi conto che prendere una muta ogni volta che suoni, oltretutto di corde lisce che costano di più 0,50, non è proprio la cosa più semplice del mondo, puoi ricorrere al trucco o ai vari trucchi che ci sono per mantenerle un po' nuove, lavarle per esempio in acqua bollente. Ecco, questa è una delle cose che molti fanno, molti dicono che non funziona, e in realtà secondo me una buona percentuale di suono originale lo riacquistano. Comunque lui tende sempre ad avere la corda nuova. Un altro elemento fondamentale, dicevamo, è anche l'action, che lui tiene veramente quasi raso terra. Questa cosa gli permette di avere il classico clack delle corde. Prova a alzare e abbassare l'action la corda e senti su un precision in particolare come questo cia-cia-cia-cia-cia è proprio dato dalla corda che sbatte sul legno, perché è vicinissimo ovviamente, ed è una caratteristica fondamentale, una caratteristica anche importante, perché è esattamente questo che gli permette di uscire nel mix. Quando ascoltate un brano degli Iron sentite subito il basso, lo percepite come suono, ma lo percepite a volte proprio da questo sound percussivo, ed è dato proprio da questa cosa. Se voi pensate che un bassista come Gene Simmons ha sempre criticato i bassisti che suonano con le dita, perché dice che il basso suonato a dita ha un suono che tende a impastarsi rispetto al plettro, ecco, Steve Harris con le dita riesce a fare molto meglio di un plettro. Plettro che non ha mai utilizzato, come ad esempio non lo sentiremo mai con lo slap, ovviamente. Proprio questa è la sua peculiarità. Lui utilizza questa tecnica, utilizza questo strumento, utilizza questo suono. E con questo ha fatto veramente la storia e il sound degli Iron Maiden. Se vogliamo parlare di qualcosa di più, qualcosa anche di più musicale, visto che lui è anche il compositore della band, teniamo presente che Steve Harris ha sempre dichiarato di non avere mai
mai studiato musica. Quello che lui va a fare con la sua mano sono quei lick che si è trovato e ovviamente ha utilizzato e riutilizzato e riutilizzato. Partiamo ovviamente dalla progressione di accordi che tutti conosciamo, che è il classico Mi che va a Do e che va a Re. Con questi tre accordi si dice che gli Iron Maiden abbiano fatto la storia. Da un certo punto in poi sono diventati un tono sotto, perché se pensi a Fear of the Dark e in Re minore, probabilmente Bruce Dickinson non ce la faceva più dopo 40 date al mese, tutti i mesi. Però a parte questo è evidentemente un tratto caratteristico della loro musica. Del suo playing, tratti caratteristici, possiamo dire che siano, per esempio, il classico box che usa, partendo da una tonica, quinta, settima, ottava, a volte mette anche la quarta. Quindi lui su queste quattro note, prese a piene mani, ovviamente da una scala pentatonica, va a creare i suoi groove principali, va a creare i fills, quindi si muove tantissimo in questa direzione. Un'altra cosa che gli sentiamo fare molto spesso, prendi per esempio The Number of the Beast, classico, l'intro, lui si muove proprio su queste note, le note dell'accordo, un arpeggio, tonica, terza maggiore, ci inserisce la quarta di passaggio, mette la quinta, quando va sul Do fa la stessa identica cosa. Ed è un lick che ritroviamo spesso nel suo modo di suonare. Quindi vedi, in un bassista bisogna sempre analizzare queste cose, quali sono le linee, i pattern, i lick che tende a utilizzare più spesso e come va ad eseguirli da un punto di vista tecnico. Ecco, di Steve Harris ovviamente in particolare era giusto focalizzarsi sulla mano sinistra, perché lo sappiamo, dai, il suo suono, la sua cavalcata, il suo modo di suonare nascono da lì. E poi dal punto di vista compositivo, allora andiamo a vedere con la mano sinistra quali sono gli elementi che utilizza più spesso, e quello è quello che fa un po' il sound degli Iron Maiden. Bene, dai, una piccola pausa anche per farmi un po' di pubblicità. Tra poco uscirà un mio nuovo videocorso, ne ho parlato sui social, ne ho parlato anche qua su YouTube in un post, un videocorso interamente dedicato al rock, quindi troveremo anche brani degli Iron Maiden, analizzerò diversi brani a partire dagli anni 50 fino agli anni 2000, parlerò di diverse tecniche a partire dal plettro fino ad arrivare al tapping, a come si ottiene un certo tipo di suono, a come si è evoluto il rock e quindi anche il basso nel rock negli ultimi 70 anni. Non perdertelo, sta per uscire, arriveranno ulteriori aggiornamenti, ma veramente, veramente ci siamo. Se non l'hai ancora fatto, nel frattempo ti invito ad iscriverti al mio canale qui su YouTube, a cliccare anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Trovi notizie su di me anche su Facebook e su Instagram, ma anche su TikTok. Ultimamente sto pubblicando dei video un po' diversi, ma credo interessanti. Puoi andare anche sul mio sito e iscriverti alla newsletter. Basta, non ti dico più niente, fai quello che vuoi. In conclusione, cosa possiamo dire del buon Steve Harris? Allora, abbiamo visto come utilizza la mano destra, abbiamo visto come crea le sue linee di basso, abbiamo visto quale strumentazione usa. Provaci, prova, divertiti. Se hai un precision, un simil precision, ovviamente non serve avere Fender originale in casa, prova a cambiargli le corde, a mettere le corde lisce, prova a abbassare un po' la action. Questo ovviamente se ti interessa andare a suonare come lui. Tieni sempre presente che una delle cose più importanti che fanno sound di un bassista è la sua mano, la sua personalità e il suo modo di suonare. Cerchiamo di avvicinarci andando a studiare appunto questi elementi che ti ho dato oggi, ma sappi che essere clone è veramente impossibile e secondo me neanche tanto utile. Però se devi per esempio avere un tributo, sicuramente queste cose ti possono essere utili. Bene, credo di averti detto tutto, spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, lasciami un like, lasciami un commento, fammi sapere cosa ne pensi, se hai mai suonato brani degli Iron Maiden, in che modo e se ti ho dato delle buone idee, degli buoni spunti per il futuro. E per oggi è tutto, ti saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!